coalizione appoggi, come lo fanno probabilmente gli altri consiglieri, e mi sarei aspettato anche di vedere dei consiglieri di maggioranza, perché i commercianti sono commercianti di tutti, quindi al di là di qualsiasi colore politico, tutto qua. Quindi io partecipo a lato, ecco, e do un sostegno esterno, tutto qua. Quindi io vi ringrazio, faccio i complimenti. Grazie. Siccome il progetto era molto avanzato fino a un anno e qualche mese fa, nel senso che il demanio aveva dato l'autorizzazione, c'è lo svincolo anche, sapete, sui fabbricati che quindi possono essere demoliti, e l'abbiamo ricercato per più di un anno con la soprintendenza, è arrivato l'ok e quindi possono essere abbattuti, se no il parcheggio non aveva senso. Quindi l'amministrazione, se vuole, può portare avanti, anche modificando un progetto, però che porti avanti un progetto di parcheggio, perché qualsiasi persona che viene fuori da Padova, la prima cosa che si chiede è dove andiamo a parcheggiare. E quindi come si può pensare di fare attività commerciale se non c'è un parcheggio su posto? Tutte le grandi città storiche d'Europa hanno grandi parcheggi, se non in centro storico, subito in prossimità dei centri storici. Quindi questa è una proposta che noi abbiamo lasciato in attività all'amministrazione, e al di là dei schieramenti politici, insomma, io spero che loro vadano avanti. Tutto qua. Grazie a tutti. Bravo.